Per me blockchain è un modo di scambiare valore in modo decentralizzato, in un modo che permette a tutti di avere la propria banca in tasca, quindi qualcosa di veramente nuovo, innovativo, che può cambiare la vita di tutte le persone. Perché comunque risponde ad un'esigenza che abbiamo tutti di avere più libertà finanziaria e di poterci gestire i nostri valori in maniera più indipendente. Dall'altra parte c'è anche una problematica, per cui sta diventando una password, una parola contenitore che utilizziamo per tanti scopi diversi e quindi è un pochino di moda. È molto importante distinguere quando la blockchain technology può essere utilizzata veramente, come nel caso di Bitcoin, e quando invece è solo un pretesto che sembra risolvere problemi che in realtà non può risolvere. Attorno al 2012 mi sono informata e ho capito che poteva essere veramente qualcosa di rivoluzionario, perché metteva insieme sia problematiche di tipo sociale, politico ed economico insieme. Poi ho lasciato stare per un periodo e sono ritornata l'anno scorso e ho avuto l'opportunità in Blockchain Lab di partecipare a molti progetti con la tecnologia blockchain. Blockchain Lab è essenzialmente un laboratorio in cui condividiamo conoscenza relativamente alla tecnologia blockchain e Bitcoin. Quello che succede è che tramite lo scambio e tramite i progetti migliori legati a questa tecnologia riusciamo a creare veramente un ecosistema unico, accogliente e che continua a creare e a germinare conoscenza a riguardo. Siamo proprio una fabbrica di nuovi progetti e di sviluppo di quelli già esistenti relativi alla tecnologia blockchain. È un evento della community, le persone interessate a blockchain si ritrovano una volta al mese per parlare tra di loro e per fare networking, ma allo stesso tempo ascoltare gli interventi di questa sera. Abbiamo tre ospiti internazionali che racconteranno nel dettaglio come funziona questa complicatissima tecnologia, ma che cercheranno di renderla veramente accessibile e semplice a tutti quelli che li ascolteranno. Sempre di più un ritorno legato a Bitcoin, sempre di più questa tecnologia deve rientrare verso lo scopo iniziale, che non è solo quello di scambio di moneta e di valore, ma anche rispondere ai bisogni delle persone. Per esempio adesso Bitcoin è assolutamente utilizzato come store of value, quindi quello che vedo per il futuro è questo e molte altre applicazioni che non siamo ancora in grado di prevedere.